Passiamo al punto, quanto è scritto al punto 21 all'ordine del giorno, la mozione presentata dai consiglieri Bianchi Giannarelli, prevenzione della violenza mediante protocollo d'emergenza su sicurezza nei treni del servizio di trasporto pubblico regionale e percorso partecipato con associazioni cittadini portatori di interesse per la promozione del rispetto interpersonale. Illustra il consigliere Quartini. Grazie Presidente, colleghi. Ieri c'è stata una grande manifestazione alla Fortezza, volevo ricordarla a tutti. Molti di noi erano presenti, molti ora non so, non l'ho visti tutti, però alcuni di noi erano presenti. C'erano tante associazioni, c'erano tante donne a manifestare per la vergognosa sentenza della Corte d'Appello che ha in qualche modo criminalizzato la vittima e assolto i carnefici. Credo che diciamo, questa mozione che presentiamo sia anche l'occasione per ricordare che le persone fragili la politica le deve difendere, sempre e comunque. Quindi in questo senso diciamo, cogliamo l'occasione con questa mozione per vedere di far quadrare un po' meglio la capacità del sistema di essere protettivo. L'11 luglio c'è stato un grave episodio su un treno toscano in cui una donna ha subito violenza durante le ore diurne all'interno di un treno. Credo che tutti sappiamo di che cosa si parli, credo che tutti sappiamo che i sistemi di sicurezza all'interno dei treni non sono molto efficaci. Sono successe tanti episodi di violenza anche per il personale del treno stesso e quindi diciamo, proponiamo con questa mozione che si possa arrivare a un protocollo diciamo, di intesa tra Regione Toscana, Trenitalia e Forze dell'Ordine per incrementare la sicurezza a bordo dei treni in transito in Toscana mediante pratiche di prevenzione della violenza, quali miglioramenti del monitoraggio, aumento del personale di controllo e procedure di tutela, come l'obbligo per il capotreno di invitare i passeggeri a confluire sulle carrozze presidiate nelle tratte e negli orari di maggior rischio. Per esempio, potrebbe anche essere sufficiente mettere cartelli, come si fa negli ospedali, per indicare dov'è il carrello per la sicurezza, per l'emergenza. Che i passeggeri che sono da soli possono avere un'immediata certezza di dove si trova il capotreno per non trovarsi poi isolati o da soli. Anche cose banali, però proviamo a farle in questo senso. Naturalmente questo percorso ha molto più significato se si coinvolgono i portatori di interesse, quindi le associazioni di tutela come centri antiviolenza, come l'Auser, eccetera. Ricordo che questo problema può riguardare anche il personale del treno, ma soprattutto riguarda le persone fragili, quindi mi riferisco ai disabili, agli anziani. Quindi in questo senso cercare di favorire il più possibile un recupero di sicurezza all'interno dei treni credo sia doveroso proprio perché si va verso la direzione della nostra funzione genitoriale, come politici, di protezione dei soggetti fragili. Grazie. Grazie consigliere Grazie a lei, Quartini, consigliere consigliere Monni. Ci sono altri interventi? Interventi per dichiarazione di voto? Se no metto in votazione. Metto in votazione la mozione così come illustrata. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La mozione è approvata all'unanimità.